La battaglia contro l'abbattimento selettivo di 469 cervi in Abruzzo, come stabilito dal governo regionale a guida Marsilio, va avanti in attesa della nuova udienza del Consiglio di Stato fissata per il 7 novembre, dopo la sospensiva della scorsa settimana. Per mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica, il 2 novembre in Piazza Unione a Pescara è stata indetta una manifestazione per ribadire il no alla caccia selettiva dei cervi e intanto questa mattina in Piazza Italia il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane hanno ribadito le ragioni del no, come spiega Paola Canonico, presidente della sezione di Pescara della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Quello a cui il Consiglio di Stato ha già consentito con questa sospensiva urgente è innanzitutto è una forma di time out. Abbiamo sostenuto che il danno provocato dall'attuazione di questa normativa, che stiamo ancora discutendo perché abbiamo depositato un'impugnazione, producesse un danno irreparabile, cioè laddove dovessimo poi nel lungo termine avere ragione, in ogni caso i cervi uccisi non sarebbero resuscitabili. E quindi il Consiglio di Stato ci ha dato ragione e ha sospeso tutto fino al 7 che saremo in udienza. Non siamo troppo pessimisti ma nemmeno troppo ottimisti, in quanto i cervi non godono della salvaguardia severa della direttiva Habitat come orsi e lupi. Sono di fatto una specie cacciabile, una specie che dall'Abruzzo si era estinta, che è stata reintrodotta per volontà delle istituzioni, quindi riprendendo dei cervi dalla Toscana. I cervi adesso si sono ambientati, improvvisamente sono diventati un problema. Possono continuare a dichiarare in televisione che le vere ragioni sono la tutela della pubblica sicurezza nelle strade, che ho già spiegato. Si tutela in altra maniera con gli ecodotti che chiediamo da tanti anni, attraversamenti faunistici, perché in una regione piena di parchi gli attraversamenti faunistici dovrebbero essere automatici, e con dei danni all'agricoltura che abbiamo verificato essere davvero irrisori, in maniera molto nebulosa attribuite alle famiglie di ungulati, che però comprendono anche altri animali, quindi non necessariamente parliamo di cervi. Abbiamo inoltre appurato che i dati, i censimenti che sono necessari secondo le direttive europee prima di stabilire l'apertura alla caccia una nuova specie sono stati completamente disattesi, quasi nessuna città ha provveduto a inviare tutti i dati per effettuare questi censimenti. L'unica nota a favore è purtroppo il parere favorevole di ISPRA, ma noi ne vogliamo proteggere ogni singolo cervo perché ogni individuo animale conta. Erika Alessandrini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, anche Patto per l'Abruzzo, è sceso in campo contro l'abbattimento dei cervi. Sì, esatto, lo abbiamo fatto in commissione presentando una mozione che ha portato in consiglio la materia su cui abbiamo chiesto quindi ai consiglieri di potersi esprimere. Purtroppo la mozione non è stata approvata, ma non ci fermiamo qui perché tutto il Patto per l'Abruzzo parteciperà alla manifestazione del 2 novembre a Piazza Unione alle 15.30 e chiediamo alla cittadinanza di venire in massa, perché dobbiamo far sentire forte la pressione dell'opinione pubblica rispetto ad una proposta di legge che non condividiamo affatto.